Ciao a tutti, eccomi con una nuova nail art. Oggi mi sono ispirata ai marshmallow, non so perché, ma ultimamente sto mangiando veramente tantissimi marshmallow e poi anche nell'aria si inizia a sentire già il profumo di primavera. Quindi secondo me è davvero molto vivace e primaverile. È facilissima da fare e soprattutto anche velocissima. Se avete le unghie corte, basterà evitare di utilizzare 4 smalti, ma utilizzarne 2 al massimo 3. Bisogna vedere la lunghezza delle vostre unghie. Spero che il risultato vi piaccia. Ora vi lascio il video tutorial. Un bacio a tutte. Ciao! Per iniziare ho steso un proteggicuticole su anulare e pollice, ma se voi non ce l'avete fa nulla. Dopodiché stendo una base trasparente su tutte le unghie e lascio asciugare. Dopodiché avremo bisogno di 4 smalti, uno giallo, uno bianco, uno rosa e uno verde acqua. Diciamo che il mio problema è che le mie sono delle tonalità un po' scure, sarebbe stato meglio se fossero stati pastello. E quindi se voi magari avete degli smaltini più chiari, il risultato sarà comunque più carino. E inizio con lo smalto giallo. E faccio praticamente una specie di S nell'anulare vicino al giro cuticola. Stessa cosa nel pollice. Senza bisogno che lo smalto asciuga, prendo lo smalto bianco. E faccio la stessa cosa praticamente sul giallo. Dopodiché smalto rosa. Sempre stessa cosa sul bianco. Il rosa lo passo anche su tutte le restanti unghie, come monocolore. Una se necessario, due passate. E poi ovviamente anche il verde acqua. Per non appesantire troppo la nail art, io le unghie rosa le lascerò in questo modo, ma se voi preferite potrete fare una striscia bianca sempre ondulata al centro delle unghie rosa. Ora, per amplificare l'effetto marshmallow, applico questo smalto trasparente glitterato. E questo però comunque lo applico su tutte le unghie per arricchire leggermente di più anche quelle rosa. Infine possiamo terminare con una doppia passata di top coat, diamo la prima, lasciamo asciugare e poi diamo anche la seconda.